riguardo il nostro futuro, eccetera, eccetera, però continuano a costruire. Io mi chiedo se loro vanno in banca, fanno un mutuo per rifinanziare un quartiere, eccetera, eccetera, poi lo dovranno piano piano pagare. Se gli appartamenti non vengono comprati, che cosa succede? Cioè, chi paga alla fine? Visto che il costruttore sicuramente dovrà rientrare in qualche modo dei centri. E tu, Diego? Sì. Io non riesco a rispondere. No, sì. Paga prendendo un mutuo che può mettere su ipoteca se lo vuole costruire. Cioè, è tutto un vortice. Ho capito, ma se gli appartamenti restano lì per i prossimi anni. L'appartamento resta lì, ma c'è. Su quell'appartamento posso mettere, cioè su quella palazzina posso mettere l'ipoteca, con l'ipoteca pago l'altro mondo, faccio un'altra palazzina, con l'altra palazzina pago il mondo, cioè tutto un po' di... Capito? Immobile garantisce immobile. Capito? Buonasera a tutti, vabbè, c'è una cosa che conosciamo, comunque la cosa che volevo dire è ritengo, riteniamo sicuramente molto utile che si continui a lavorare in questa direzione. Cioè, finché ci saranno persone come voi che fanno ricerca, che portano alle altre persone dentro la propria esperienza, la conoscenza, quelle che sono le relazioni, il potere e le relazioni tra appunto un sistema economico che si manifesta attraverso questi eventi storici. L'evento storico è la città, l'urbanizzazione. Cioè, credo che in passato, negli anni 70, di questo erano consapevoli la maggioranza delle persone, cioè che alla base di questo sistema economico, ovvero il capitalismo, chi è la rendita fondiaria e la proprietà privata, cioè quando qualcuno ha preso e ha detto questo è mio, un pezzo di terra e tutta l'evoluzione fino ad oggi. Allora, se questo non è chiaro, io ci tengo a ribadirlo, perché questo secondo me è un elemento centrale, cioè di quello che significa la speculazione e la città che noi andiamo a vivere e il sistema economico che lo foraggia in qualche modo. Allora, questo è un elemento. L'altro elemento è il discorso della politica, perché l'elemento della politica secondo me è centrale, purtroppo, perché i politici oggi sono diventati gli amministratori di questo sistema economico, e tant'è che a livello nazionale sono stati sostituiti da persone che appunto vanno meglio, perché non devono nemmeno darne conto per certi versi, perché sono coloro che sono deputati a fare, non a spiegare perché fanno, e fanno senza troppe ciance, tutta una serie di cose. Allora, io credo che qui l'apporto che voglio dare a questo intervento, bisognerebbe che tutte le parti, perché a parte Paolo Verdini e Daniele che hanno fatto una presentazione del libro, ci sono tutta una serie di elementi del territorio che tra di loro non sono sufficientemente coesi su alcune questioni che sono i minimi comuni denominatori. Cioè, quando si entra nell'errore e nella trappola, e si cade nella trappola di farsi le guerre tra noi, quando non si capisce che è fuori da questa sala quello che decide e quello che determina, e che ci sono dei meccanismi decisionali su quali si può intervenire e che si può anche lottare in maniera diversa e diversificata, ma non per questo si passa dalla parte dell'avversario. Allora, individuare le controparti e capire quali sono le nostre parti secondo me deve essere un elemento centrale, quindi il discorso della politica però dal basso, cioè della cittadinanza. Le forze politiche esistono, ma le forze politiche non sono un assunto astratto, sono persone, all'interno delle stesse forze politiche le persone sono diverse, cioè se dentro il Partito Democratico, che in prima persona spesso demonizzo, perché sicuramente come il libro insegna con il piano regolatore del 2008 ha fatto dei grossi danni a questa città ed è responsabile in grande parte quel partito, ma non è più quel partito che ha voluto questa città in questo modo,
è un sistema, una struttura di potere che è rappresentato dal simbolo, però non sono tutte le persone. E quindi se si cominciasse a parlare di questo e andiamo a smantellare questi sistemi e ricoveriamo le persone che sinceramente sarebbero diverse se estrapolate dai contesti in cui sono essi stessi intrappolati, invece di prenderci a condotto tu, non condotto io, non fu, fai il gioco dell'avversario, non sei tu che invece lo stai facendo, ci unissimo come in alcuni momenti si riesce a fare e si fanno le battaglie sulla cosa essenziale, cioè no cubature, perché questo è l'elemento, la battaglia centrale, cioè cercare di impedire che si continui la follia dell'identificazione, delle gruppo, dall'istituto. Cioè se non si capisce che continuare a sversare cemento sulla terra è quella la follia, e che impedire ogni metodo, qualunque cosa che si riesce a impedire, ogni dato, qualunque cosa, è una vittoria per stare comune. E allora se si riesce a capire questo e si fa operazioni importanti come queste e tante altre che se ne possono fare, se si capisce questo la gente recupera un pezzo di quel potere, di quel sistema di potere che si parlava. Paolo, scusate se ho fatto un intervento consideratorio, poi c'ho una curiosità che non so. Sì, è una domanda. La domanda è semplice, non è una considerazione, è una domanda. Scusami Paolo se te la faccio così pubblicamente, ma penso che magari si può fare altrimenti. Io ho saputo che ti candidi, o che ti sei candidato come sindaco, qualcuno mi ha detto che ti sei candidato come sindaco per la città di Roma. Sono curioso perché profondamente, però come persona al di là del sistema delle relazioni politiche superiori, no? A pelle, e quindi sono curioso di sentire la motivazione così vis-à-vis, senza tutti questi filtri in mezzo. Grazie, scusate per il tempo che ho preso. No, comincio salutandovi perché appunto è tardi, quindi ci salutiamo. Allora, su quest'ultima, perché poi la domanda centrale è quella lì, su quest'ultima io purtroppo per me, perché ci sono infinità di gruppi come questo, che contano quasi come zero, che però spronano il sottoscritto di, insomma, uno ci deve mettere la faccia, perché poi veramente bisogna dare una speranza a questa città. Cioè, lo dico onestamente perché lo predico, quindi non è possibile, come diceva Beppo, che c'è un'altra volta la politica, l'abbiamo già vista. Quindi devo dire che io per autosalvaguardia direi di no, perché mi piace quello che faccio, diciamo, pertanto capisco che sta diventando un incastro devastante per me, perché facciamo parte dei gruppi, magari voi lo conoscete con il nome, da Roberto Sardelli, questo gruppo che abbiamo costruito proprio per un nuovo percorso della politica, chiamato così proprio perché non siamo convinti che questa è la strada giusta, questa politica. Io tra un po' mi incastrano all'angoletto, quindi è l'opposto, e quasi non posso dire. No, cioè non è che mi sono candidato io, incredibilmente sono spinto da pezzi di mondo così belli puliti come questi, che dicono non è possibile che questa città non ce l'abbia la speranza, cioè continuiamo a fare questo giochetto che contano quelle 10 persone perché fanno parte del piccolo gruppo della politica su cui tu hai ragione, cioè le persone che stanno nel PD, le persone che stanno dentro tutti gli altri partiti, quello che faccio i nomi, sono persone meravigliose perché davvero molti ci credono proprio. Poi certo, se tu ti fai condizionare questo sistema di potere che schiaccia tutto, dobbiamo rompere questa gabbia, guardate che io credo che ce ne possa fare, perché la gente è stufa, non è così, perché è una città così dolorosa, cioè che fa gamba male, invece si potrebbe vivere un po' meglio, e non dico benissimo, e poi tutti noi c'erano lo zaino delle nostre preoccupazioni, dei dolori, perché chi li leva qui? Però una città che ti permette di vivere, ma che chiede? Funzionano, poi dietro le finestre delle case ognuno c'ha il bagaglio suo, ma si può chiedere che c'è un modo civile, quindi la risposta penso che la dà. Allora, perché c'è tutto questo balletto? Dunque, voi sapete che il PIL nazionale, no, è uno, poi esiste qualche cosa che 13 volte è il prodotto interno lordo mondiale con fiumi di soldi, che è il gioco della finanza internazionale, cioè fondi di investimento. I fondi che vengono da ogni parte, pensate sui fondi sovrani dei paesi che estraggono petrolio, no? tutto l'arco dei paesi arabi. Questi hanno fiumi di soldi perché quella è una pompa di benzina che finisce, finisce
vicino, vicino alla Fonte Laurentina, insomma dall'altra parte, prima della Cinchignola, lì c'era un altro gigantesco del centro commerciale. Quando l'ha finanziato con un fondo di investimento, non so se di Francoforte, insomma, se io ho sul plus finanziario, io comunque il mattone ce lo metto un soldino, magari non lo vendo, però tanto io questi soldi giravano, io ho tra 10 anni l'affitto, tra 10 anni lo vendo, comunque ci ho guadagnato. Che pensate che in alcune parti belle come queste dove viviamo noi, l'euro, cioè i prezzi delle case diminuiranno, ma quando mai? Qui non diminuiranno, per più rimangono stabili, quindi io come fondo finanziario, io lavoro per il fatto, perché ho portato a casa un investimento. Non c'è una rendita subito, e che problema c'è? Io ho talmente liquidità che non me ne importa di quel, che dove li tengo i soldi, dove li metto? Li metto in immobili, e purtroppo per noi la città di Roma è di una meravigliosa bellezza, l'Italia è di meravigliosa bellezza, perché questi continuano a venire in Italia, quindi dovremmo essere noi a bloccare questa. Guardate che una sfida gigantesca, perché torno a prima, chiuso quel rubinetto, come lavorano i giovani nostri? Questo è il dramma, e qua dobbiamo aprire allo studio l'importanza della scuola, ma è tutto lì, no? Dobbiamo dire che i figli nostri devono studiare, ma non questa scuola che ormai sta diventando, no, che è distrutta dalle fondamenta. Io ho studiato una scuola seria, ma voglio dire, quella pubblica, scuola elementare e media, era una scuola seria, insegnava a capire il mondo, oggi fa difficoltà. Allora facciamo studiare questi figli, vediamo, cioè scommettiamo sul futuro, non è possibile. Questo mortorio dentro delle giornali, ma tra un po' lo spread massacro, c'è il fiume, ma è possibile, cioè è possibile, nessuno dice voglio che questo paese si sviluppi in lungo sta filiera, perché questa ci credo, il trasporto pubblico, il risparmio energetico, c'è sta una spesa pubblica da sola, che problema c'è, perché non spendiamo più soldi pubblici, facciamo, chiudiamo la sanità, chiudiamo le scuole, ma che discorsi sono? È chiaro che l'imposizione fiscale comunque va a spendere soldi. Prendiamo i prezzi, è tutta qui la sfida, perché è un fiume di soldi che gira comunque dalle casse pubbliche. Grazie a voi. Volevamo chiudere con questo video di Silvio su, sempre su Torpagnotta 2. Sì, un video che fa vedere un po' le due facce, il paesaggio e come viene distrutto il paesaggio, che non torna più. Guardate che il paesaggio delle risorse economiche è importantissimo, in quanto le regioni italiane più ricche, guarda caso, sono quelle dove il paesaggio è maggiormente tutelato, l'Umbria, la Toscana, la Val d'Aosta e il Trentino Alto Adige. Guardiamo un attimo questo video sarebbe dovuto andare in un programma di Sgarbi, che però poi è stato bloccato, purtroppo non ci sta l'audio, e quindi questa è la campagna romana. Questo era un castello sostituito da questa mostruosità dei signori Nelli, che sono proprietari della Laurentina. Hanno fatto qui il mostro al posto. Questa è la natura della campagna romana, sono dei primi piani. È veramente un peccato che non funziona l'altro, perché ci sta una bella musica di sottofondo e faceva capire molto più delle parole che cos'era il fruscio delle piante. E questa zona è una zona che sotto la storia, che parte dal IV secolo a.C. e arriva, passando nel Medioevo, ai casali dell'Arno Romano. Questa è Tor Chiesaccia, la torre di cui vi parlavo prima, è una torre che risale, e questa è la chiesa medievale, confesso che era una sculta che risale al X secolo d.C. Probabilmente apparteneva ai monaci che facevano capo a una chiesa della Ligino. Questo è il complesso prima che arrivasse Cantagione. Osservate bene questo paesaggio, sembra un quadro pittorico, sembra questo qua. Guardate questo paesaggio, e fra poco invece, guardate, purtroppo, ecco, questo era. Sì, questa è sempre la torre Chiesaccia. Guardiamo adesso fra poco che cosa succede. Arriva Francesco Gaetano Cantagirone, questo fino al 2010 era così.
Dopo arriva Caltagirone su quest'area che era un'area archeologica, dove non era previsto che si costruisse, anzi era il parco pubblico di Torbagno 82. Arriva lui con una variante legittima esposta di nascosto lì dei palazzoni. Questo è ancora il complesso e fra poco vediamo che cosa succede. Eccolo qua, guardate dietro la torre adesso cosa ci stanno. Ci stanno questi palazzi mostruosi che faranno da contrattare per sempre e avranno per sempre rovinato questo che era un paesaggio stupendo. Eccolo qua, guardate qua che cosa ha fatto questo palazzone che sta su un'area tutela integrale, su un'area prevista verde del piano regolatore, che io ormai ho definito in un articolo il piano regolatore, anche perché poi il 90% delle cubature sono andate ai privati. Ecco qua, ecco questo cementificio, guardate ormai questo sito che potrà essere una fonte di ricchezza per tutta quest'area, questo cementificio e questo, ecco, guardate ormai dietro ci sta proprio un corollario, non ci stanno più i coni degradanti dell'agro-romano, ma ci sta soltanto questi palazzi veramente indecenti che sono un pugno nell'occhio. E l'architetto Gnarra nel 2008 aveva chiesto, rilevato che il codice dei beni culturali imponeva che su quell'area non si costruisse niente, l'ha messo nella relazione e questa sua relazione è stata messa nel cassetto, perché l'architetto Galloni, nominata lì da Rutelli all'epoca, diede un parere favorevole nonostante che non potesse darlo, e dopo aver dato quel parere favorevole, il mese dopo esce fuori il decreto di vincolo che dice che era vietato precludere la percezione del profilo della torre. Ora ditemi voi se quei palazzi là dietro precludono o no il profilo e la percezione della torre. Non solo lo precludono, ma lo chiudono e lo offendono. Guardate là sopra che cosa ci sta là dietro, lo offendono per sempre. Ecco, era un sito di straordinario valore paesaggistico. Ora, per fare due o tre miseri palazzoni là dietro, è diventata veramente una schifezza e mi piange ancora. Mi sono battuto contro queste cose, ma certo, purtroppo c'è stata quella partecipazione, quella protesta dei cittadini che là dentro si sarebbero dovuti legare come si sono legati i cittadini a Viale Marconi impedendo il taglio degli alberi.